Allora, buongiorno cari ascoltatori, persone che ci seguono, gli amici che ci seguono. Oggi faremo un'intervista a Fabio Bentivoglio, che è filosofo e saggista. Già docente di storia e filosofia, ha collaborato per 30 anni con Massimo Bontempelli, che molti di voi non conosceranno, con cui ha pubblicato molti manuali scolastici. Massimo Bontempelli, ne ho sentito parlare anch'io per la prima volta dal maestro di Fusaro, Costanzo Preve. Una volta fu intervistato su Massimo Bontempelli perché era morto da poco e lui cominciò a parlare delle opere che aveva fatto insieme a Massimo, erano veramente tante. Quindi è un filosofo di grande classe, insomma. Particolarmente impegnato, Fabio Bentivoglio, sul fronte della divulgazione del pensiero filosofico, tiene con regolarità conferenze e seminari pubblici a scopo divulgativo. Io ti conobbi attraverso un video in cui parlavi del convivio di Platone e fui veramente rapito da questo video, era veramente condotto in modo splendido. È autore di numerosi saggi e articoli di critica filosofica e attualità politico-culturale, in particolare sul tema della riforma della scuola. Che è chiaro che non c'è da riformare niente, va benissimo, ma però si fa per dire. Nel suo ultimo saggio intitolato Giustizia, limite, identità, edizione Academia Vivarium Novum, e con prefazione di Serge Latouche, che immagino molti di voi conosceranno, un economista di origine francese, credo, comunque che è stato molto in Africa, ha insegnato a Parigi ed è noto per la teoria della decrescita e poi per tante altre cose. Propone una critica, con un fondamento filosofico alla società della crescita e del marketing oggi dominante. È uscito, no? Un tuo libro che si chiama appunto Giustizia, limite, identità. Questo libro raccoglie tre saggi da una serie di scritti e di seminari tenuti dall'autore in vari incontri pubblici a scopo divulgativo. L'intento di far emergere dalle profondità del pensiero di tre giganti della filosofia occidentale, Platone, Aristotele e Hegel, strumenti concettuali che, proiettati nello scenario contemporaneo, mostrano la loro straordinaria attualità. Ecco, e quindi ti passo la parola, Fabio, e niente, se ci vuoi cominciare a parlare di questo tuo ultimo testo, che è attualissimo, proprio, è un tema centrale che anche a noi interessa moltissimo. Ecco, bene. Ben volentieri, ben Sì. volentieri. Sì, iniziamo a riflettere insieme, poi vediamo. Cioè, questo libro, in questo libro, Giustizia, limite, identità, no, sono appunto oggetto di analisi astratta, poi ci riflettiamo su questo termine astratto. Queste tre idee strategiche, no? Giustizia, il limite e l'identità, nel senso che non c'è questione sociale, questione ambientale, questione esistenziale che non rimandi a queste tre cabine di regia della vita umana, sono quelle che danno ordine e senso alla nostra esistenza. Se, per usare un'analogia, no, come nella dottrina, insomma, nella teologia cattolica, Dio è pensato come uno e trino, questo è un dogma. Allo stesso modo, non come dogma, possiamo affermare che l'idea di uomo è una e trina, no? Nel senso che è strutturata l'idea di uomo da queste tre dimensioni, che sono diverse, gli diamo tre nomi, giustizia, limite, identità, ma sono inseparabili e strettissimamente connesse. Sono tre idee che operano anche inconsapevolmente in ogni atto
della nostra esistenza. E se una di queste deflagra, noi come, o come individuo o come società deflagriamo con loro, no? Quindi non stiamo analizzando tre idee qualunque, sono quelle che strutturano l'essere dell'uomo. E se dovessi appunto sintetizzare in modo insomma estremamente schematico, no, il filo conduttore di questo scritto è che appunto il capitalismo nella forma assoluta che ha assunto in questi ultimi 30 anni, quindi neoliberismo, vogliamo chiamare la globalizzazione, come si preferisce, quindi un modello di economia che ha inglobato tutte le attività umane, dove sottolineo tutte, le ha inglobate in funzione di una ristrutturate in funzione esclusiva di un'accumulazione di profitto o di capitale. Bene, allora questo modello di economia che è storicamente determinato non è compatibile né con l'idea di giustizia, con l'idea di limite e con le condizioni che esige la possibilità per una soggettività di strutturarsi in forma sana, usiamo solo questo termine. Quindi, in una parola, non è compatibile con l'idea di uomo. Non è compatibile con l'idea di uomo. Ora, Fabio, scusa. Dimmi, allora, col nostro pubblico siamo abituati a rallentare un po', perché seguire discorsi complessi come questo richiederebbe un pubblico magari più preparato filosoficamente. Allora io faccio di solito questo, faccio una sintesi di quello che hai detto, in modo tanto da vedere se ho capito io, e poi così facilitare anche. Allora, da quello che ho capito, che mi sembra un discorso assolutamente lineare, che è molto chiaro, è questo. Dunque, ci sono tre idee, giustizia, limite e libertà, e identità, che... Limite. Sì, giustizia, limite e identità. Identità. Queste idee sono nello sfondo di ogni atto nostro di esistenza, cioè in ogni caso noi abbiamo a che fare con questi fondamentali, come, e quindi poi hai aggiunto, nella dottrina cattolica c'è il dogma della Trinità, Dio è uno e trino, così l'uomo è uno e trino, cioè è sia uno, però lo possiamo vedere anche sotto questi tre aspetti, che sono imprescindibili, giustizia, limite e identità. E poi sei passato all'economia. E nell'economia, hai detto, l'economia di oggi, che è tutta focalizzata al profitto, all'incremento del capitale, è un'economia incompatibile con l'uomo sano. E non ci stanno dubbi su questo, e lo vediamo benissimo. Vediamo proprio, tanto apro un discorso molto semplice, la giustizia sociale sta decrescendo, c'è proprio una decrescita della giustizia sociale. Il limite sta decrescendo, cioè ci si pongono sempre meno limiti, non ci sono limiti nello sfruttamento della terra, non ci sono limiti dal punto di vista del rispetto dei valori, proprio si fa piazza pulita di qualunque valore, non ci sono limiti nella giustizia umana, nel modo in cui vengono trattate le persone oggi sono merci, sono completamente asservite al modello economico. Ecco, poi l'ultima delle tre idee, l'identità. È anche difficile avere un'identità sana in un mondo fatto così, perché è un mondo che ci frantuma, ci fa a pezzi. Ecco, questo è un tema che abbiamo visto tante volte e quindi oggi lo possiamo rileggere con l'occhio di un filosofo
che ha riflettuto a fondo su questo tema. Ecco, quindi ti ripasso la parola, va bene così? Ci siamo? Ho detto giusto? Dunque, io anche quando insegnavo non dicevo mai se avete capito. La vera formula è mi sono spiegato, perché se ho capito vuol dire che io non mi sono spiegato. Però questa volta devo dire che mi sono spiegato. Perché te l'ho detto bene, no? Bene. Se mi sono spiegato io, ecco, e proseguendo quello che questo quadro, no, che abbiamo fatto, ecco, a questa tesi, cioè della non compatibilità di questo modello storicamente determinato economia, perché quella che noi viviamo non è l'economia, è un modello appunto storicamente determinato. Quindi non è che l'economia è questa. Questo è uno dei possibili modelli, va bene, di economia. Dicevo, a questa tesi della incompatibilità, quello di cui si diceva prima, ecco, io ho voluto dare, diciamo, non io naturalmente, insomma, dare, cosa vuol dire dare un fondamento filosofico? Cioè dimostrare in fondo che questa incompatibilità non è da dimostrare soltanto con dati empirici, con analisi appunto della insostenibilità, col disastro che stiamo combinando, perché mi verrebbe da dire su questo fronte ormai non c'è più niente da aggiungere. Quindi uno scrive, dimostra che se si sciolgono i ghiacciai, i mutamenti climatici, ma non hai, insomma, diciamo, aggiunto nulla, no? Quello che mi sembrava che mancasse in questa letteratura fosse appunto invece un fondamento filosofico, nel senso di non fondare la critica esclusivamente su dati empirici, dove, ti ripeto, ormai è saturo il campo, no? Ma su quanto ci hanno trasmesso, no, questi, diciamo, queste punte della riflessione occidentale, del pensiero filosofico, che hanno avuto per oggetto appunto della loro riflessione quelli che sono gli aspetti costitutivi dell'essere dell'uomo, e hanno soprattutto il riferimento a Platone e a Hegel, hanno riflettuto sui paradigmi fondativi della comunità umana e direi anche della strutturazione stessa della personalità. Questo poi lo riprendiamo, questo discorso, particolarmente in Hegel, in termini massimamente astratti. E qui c'è da chiarire, e qui spero di spiegarmi bene. Quando noi diciamo astratti, no? Un po' per il senso comune viene da dire, dice, beh, questo è un discorso da filosofi, cioè sta sulle nuvole, ma la concretezza, la realtà è un'altra. In realtà le cose non stanno così, perché, lo dico in forma paradossale ora, la vera astrattezza a volte è proprio quella che noi pensiamo essere concretezza, cioè confondiamo un discorso per noi è concreto quando si ragiona sull'immediatezza, sul fatto dell'immediatezza, no? Prendi il caso ora che stiamo vivendo di questo disastro, no, della pandemia. Qual è la concretezza? La concretezza è si deve trovare subito il vaccino, la distanza di un metro e quant'altro. Intendiamoci, certo che ci sono questi aspetti, ci mancherebbe altro. Ma la vera, se tu ti fermi sempre sul dato della immediatezza e non elevi mai la visione a un piano di complessità di cui quel fatto è parte,
in realtà stai facendo un discorso molto astratto, cioè astratto dalle condizioni che hanno reso quel fatto poi nella sua immediatezza. Per spiegarmi, poi ditemi se ci riesco, no? Il discorso, ad esempio, questi filosofi ci hanno trasmesso l'idea che il comprendere, quindi il pensare, è nelle loro formule, in Kant, sussumere il particolare nell'universale, no? Che significa? Faccio un esempio, così prendo una scorciatoia. Se noi osserviamo un mosaico, no? E il mosaico è fatto di tante tesserine. Se io prendo una tesserina, la isolo dal mosaico di cui è parte e mi metto lì e faccio e la studio nel dettaglio, la manipolo, eccetera, questa sembra la concretezza. In realtà quel particolare, il significato di quel dato particolare ha la sua radice nella comprensione di ciò di cui è parte. Non so se mi sono spiegato. Quindi la, a volte quella che noi chiamiamo concretezza in realtà è un astrarre i dati particolari dal contesto di cui essi sono parte, e quindi non li vediamo, o meglio, li vediamo in modo molto parziale. Ecco. Allora, mi fermo perché mi hai già fatto un altro pezzo piuttosto corposo, quindi te lo riassumo per... Allora, qui stiamo parlando dei grandi della filosofia, in particolare di Platone e Hegel, che hanno parlato degli aspetti costitutivi dell'uomo e della comunità. Allora, e uno potrebbe dire, ma qui sì, siamo discorsi da filosofi, siamo nell'astrazione. Come se l'astrazione, la scorretta astrazione, non fosse un modo profondo di leggere la realtà. La realtà non la puoi, e poi facendo, sembra nel senso comune, si dice, vabbè, questo è estratto da filosofi, mentre invece il concreto sono i dati empirici, no? Quante persone sono morte, quante... Ora, in questo periodo è abbastanza facile capire che questa modalità di approccio al sapere è come minimo demenziale, perché ci danno una marea di dati, insomma, in questo periodo basta accendere la radio, ogni minuto ti viene detto quanti morti ci sono qui, là. Ora, questi dati, domanda, a chi servono? Serve a qualcosa che ogni minuto sappiamo? No. Beh, a loro probabilmente sì, se non lo farebbero. Servono a distrarci, cioè l'eccesso di concretezza senza una visione più ampia dove metterla non è un atto di intelligenza, è un atto di profonda stupidità, bisogna dirlo prima o poi. Ecco, allora, per questa ragione noi da secoli e per i secoli a venire considereremo Platone, Hegel, Socrate grandi intelligenze, mentre non considereremo grandi intelligenze coloro che hanno prodotto un'economia così cretina, così stupida. Naturalmente è stupida per i popoli, per coloro che l'hanno creata, c'è uno scopo ben preciso, che è quello di arricchirsi e fare profitto, che tra l'altro è uno degli scopi più stupidi che si possa immaginare sulla Terra, però loro hanno un interesse, non è che sono così idioti. Ora, alcune persone, alcuni economisti di oggi forse fanno parte della categoria degli idioti, altri invece fanno parte della categoria dei furbi, ma nessuno di essi è veramente ha un'intelligenza vera, non ha una visione filosofica, o se ce l'ha, ce l'ha completamente distorta. Quindi, come vedete, quello di cui stiamo parlando con Fabio sono cose concretissime, stiamo parlando di come pensiamo, e a seconda del modo come pensiamo, ci avviciniamo alla realtà o ce ne allontaniamo molto dalla realtà. Ecco, questo mi sembra una sintesi possibile, va bene? Ok. Beh, no, non è che va bene, è che lo dici meglio di me, e questo è un problema. No, beh, io l'ho sentito prima, no? Sì. Ad esempio,
io appunto non vorrei che si spaventassero quelli che ci ascoltano a dire mamma mia che libri difficili. Dunque, certo, ci sono concetti che richiedono una determinata fatica, è inutile prendersi in giro, ci sono delle questioni che richiedono un'articolazione del ragionamento che non va avanti a slogan e a frasi fatte, no? Quindi però ecco, posso assicurare che la tensione massima di riuscire a trasmettere questi valori e questi livelli di riflessione per me è stato, diciamo, la bussola della mia vita e del mio studio. Io ho studiato sempre guardando a questo fine, no? Di apprendere io, ma in funzione di mettere in comune queste straordinarie riflessioni. Ad esempio, no? Quella di Platone sulla giustizia, fa venire la pelle d'oca, perché ne ragiona in termini non di astrazione, di astrazione estrema. Ricordiamoci che per Platone, l'oggetto della massima scienza era l'idea di giustizia, che poi l'idea di giustizia è l'altra faccia dell'idea del bene. Quindi, quando in Platone troviamo la scienza, non è la scienza che ci fa andare su Marte, è la scienza che si mobilita per comprendere, nell'accezione che abbiamo detto prima, quindi la comprensione della totalità, quelle che sono i fondamenti della nostra esistenza. E la riflessione che fa Platone sulla giustizia, che ora non si può riassumere naturalmente nei suoi passaggi logici, ma è diciamo straordinaria, perché provo a trasmettere il senso, no? Ci fa vedere come in fondo è parti, no? Cioè, facciamo un esempio, l'agire economico, si sente? Abbiamo perso qualche parola, ma penso che puoi andare avanti. Qualche parola? Sì, possiamo andare avanti, direi. Sì. Allora, sì. L'agire economico è certamente una parte del nostro agire. Cioè, ciò che determina, insomma, quello quando, diciamo, quando una parte perde i suoi legami con tutte le altre parti di cui è costituito l'essere, conseguentemente l'essere dell'uomo, lì nasce l'ingiustizia e la violenza. Pensate un po', la violenza. E guardate se questo discorso che io ora ho riassunto, perdonatemi, ma è difficile da stringere, no? Se noi oggi non siamo esattamente in quella situazione, cioè quella che è una forma storicamente determinata di economia, cioè una parte, un modo di agire in funzione, no, il tutto, cioè non è più, ha cancellato qualsiasi altra possibilità di essere delle persone. Si sente? Siamo in contatto? Abbiamo perso qualche parola, però mi fermerei un attimo perché vorrei cominciare a ritornare, ritornerei su questo tema, perché è meglio anche dirlo due o tre volte, perché è complesso, ma è fondamentale. Allora, parliamo, ripeto quello che hai detto, no? Vediamo come Platone tratta il tema della giustizia. Allora, tanto dobbiamo ricordarci che Platone, che considera la massima astrattezza come l'idea di giustizia, l'idea di bene, come un faro verso cui andare, cioè la massima astrattezza non è qualcosa che non serve alla vita, è ciò che serve di più alla vita, no? Proprio
E la cosa che mi ha colpito, non, ma ti conosco, quindi lo so bene, però che vorrei sottolineare nei confronti degli ascoltatori, è che ci hai detto, il libro che ho scritto è un libro comprensibile, ma non è semplicissimo, non è fatto di slogan, è fatto di ragionamenti complessi. E tu poi hai detto, io ho dedicato tutta la vita a comprendere questi ragionamenti complessi per poterli trasmettere ad altri in modo comprensibile. Vedete qua il tema che torna, di cui abbiamo parlato tante volte, e questa sarebbe la missione del dotto, no? Il dotto conosce delle cose, ma deve trasmetterle, deve farle arrivare al popolo, perché è questo il suo compito, far evolvere il genere umano. Ecco, ora c'è un periodo in cui siamo lontanissimi da questo. Se voi sentite un economista parlare, non ci si capisce niente. Si sente un sacco di dati, è lontanissimo da quello che un popolo può capire. Allora, dovremmo capire che qui c'è un problema, perché non è che credo che questi intellettuali se ne rendano conto, fino a che punto sono lontanissimi dai loro interlocutori, loro parlano a se stessi. E poi hai detto, l'agire economico è parte del nostro agire, ma è una parte. Nel momento in cui una parte perde i legami con tutte le altre parti, con l'intero, lì cominciano problemi di giustizia. Ecco, siamo arrivati qua, mi sembra, no? Sì, così. Sì, certamente. Sì. Quando la parte diventa uno, cioè non si pensa più come parte, quindi no, perdi i legami, no, con gli altri, a quel punto hai un irrigidimento, no? Un irrigidimento per cui parte. Appunto c'è una sorta di dinamica di esclusione di tutto ciò che non è quella parte. Quindi ora mi spiace insomma sintetizzare così banalmente, ma è straordinario vedere come proprio chi lavora sull'essenza logica di questi concetti ci arriva a dare delle chiavi di lettura che sono straordinarie. Io quando vi dico che fa venire la pelle d'oca, ve lo dico perché mi viene a me ogni volta che riprendo questi testi, perché sono e siamo nel IV secolo avanti Cristo. Quindi cosa vuol dire? Che c'è una verità del nostro essere che, al di là delle mutazioni storiche, delle contingenze, eccetera, quella è e quella rimane, sono i fondamenti. E quando tu attacchi i fondamenti, succede quello che accade oggi. Perché prima si diceva, chissà dove andremo a finire, ora lo sappiamo, qui. Andiamo a finire qui. Cioè, Scusa, volevo dire una cosa per collegare a dei discorsi che qui abbiamo fatto tante volte, per far vedere un collegamento, no? Allora, quando una parte stacca i legami, no? Da tutte le altre parti che formano l'intero, allora ci metto che parte, adesso ci metto quando un io personale stacchi i legami con gli altri io personali, che cosa succede? Succede la patologia psichica. Cioè, esattamente. Sì, e che cosa succede? Che quello che è l'esclusione esterna poi diventa un'esclusione interna. Cioè l'io non si separa solo dagli altri, ma si separa anche dalle parti più profonde di sé. Ecco, questo è un concetto. Per esempio, è bellissimo vedere come la filosofia e la psicologia a un certo livello si incontrano e si chiariscono l'una con l'altra. E adesso ti faccio un parallelo sul diritto. La nostra Costituzione, quando parla di pieno sviluppo della persona umana, si rifà ai concetti di cui parli tu, perché questi, coloro che hanno scritto la Costituzione, erano persone colte, che frequentavano i grandi filosofi, non erano come oggi che frequentano i centri commerciali. Ecco, allora,
la concezione dell'io che ha l'Elio Basso, uno degli ideatori dell'articolo 3 della Costituzione, pieno sviluppo della persona umana, allora per l'Elio Basso, l'io umano non è qualcosa di separato dalla comunità, è una parte. Infatti. Ecco, e questa parte la felicità di questa parte è tanto maggiore quanto più è in relazione con tutti gli altri io esterni, quindi è in relazione e armonica con gli altri, quindi io sono tanto più sano e sto tanto meglio, quanto più nelle mie relazioni sono sempre più in contatto, non escludo. Più esclusioni faccio fuori, più esclusioni faccio dentro, più il mio inconscio patogeno si riempie di cose che io non conosco. Ecco, dal punto di vista psicologico, quanto più io mi separo, tanto più sono malato. Per varie ragioni, divento paranoide, divento ossessivo, divento tutte quelle che sono i sintomi, anche quelli, non bisogna vedere il sintomo come allora io sono ossessivo, no, io sono una parte che si è staccata dal tutto con una serie di conseguenze che sono sintomi. Ecco, quindi credo che nel livello del discorso filosofico centrale sia la liberazione dell'uomo, l'emancipazione dell'uomo dalle forze oppressive. Allora, le forze economiche di oggi, per esempio, sono forze oppressive che ci rendono praticamente quasi impossibile la salute mentale. Ecco, questo è ti volevo dire dal punto di vista nostro. Quello che dicevi appunto rispetto alle dinamiche dell'io, no, è la trasposizione di quel nucleo logico all'interno della dinamica interiore. Esattamente. Vale lo stesso per quanto riguarda, non so, io anche nel libro prendo in esame rapidamente, so, te pensa al razzismo, no? Il razzismo cosa è se non la parte, no? Il popolo che si ritiene superiore e che ha perso i legami, cioè certo che è parte, ciascuno di noi per culture, linguaggi, storie, ognuno di noi è la parte di un tutto. Certo. Quindi non è il reato essere parte, il reato è nel momento in cui si svincola la parte poi dalla relazione logica appunto con le altre parti, e quindi si irrigidisce il discorso. Questo, e questa dinamica tu la vedi operante nell'economia, nella psicologia, tra l'altro appunto tu prima facevi cenno, no, alla Costituzione. Ora, quando si parla di Costituzione, so di parlare a un maestro, quindi ti chiedo solo se è congruo il mio ragionamento. Anche nel caso della Costituzione, non è un testo che tu analizzi così articolo per articolo, punto e basta, perché quello che lo tiene insieme è un'idea di società e un'idea di uomo. È così. È così. Quindi ma dal suo nesso e la sua connessione con tutti gli altri in funzione di un progetto, ecco dov'è la comprensione. La comprensione è sempre un fatto globale, e qui c'è la filosofia naturalmente che opera, no, su questo terreno. Quindi il discorso della Costituzione non è mai da affrontare a pezzettini, è un'idea di uomo e di società, anche se può sembrare così. Discorso anche no, quindi questo senz'altro, insomma, questo senz'altro. Per quanto riguarda gli aspetti dell'identità, Mauro, io nel saggio quello di Hegel, cioè la soggettività nell'età del marketing, nell'epoca del marketing, io sono rimasto esterrefatto, insomma, perché ormai, no, nelle università, a livello sociologico,
si insegna direttamente che noi esprimiamo la nostra personalità attraverso i beni che noi consumiamo. Io ho preso testi che sono in uso nell'università, quindi non sono andato a scovare libri segreti, e serenamente si insegna questo. E qui hai un altro esempio, no, di termini filosofici, si potrebbe dire, di sussunzione della personalità nella logica del capitale, no? Cioè quando anche le forme della personalità si devono esprimere attraverso il consumo di merci. No? Quindi quello che è stupefacente, no, è vedere come, ad esempio, nelle analisi che fa Hegel nella sia nella filosofia del diritto e quant'altro, ricordiamo che Hegel ha vissuto il momento in cui c'è stato il passaggio, no, da una società tradizionale, feudale, alla moderna società borghese, no? Quindi a una società che si presenta come una società dove l'io si realizza, si svincola dalle tradizioni, eccetera, eccetera. Quindi vede bene i due mondi, diversamente da noi, perché noi siamo come quel pesce nell'acqua, che non sa cos'è l'acqua, perché è nato nell'acqua e quindi è l'ultimo a sapere cosa sia l'acqua, no? Il pesce. Chi è vissuto nelle fasi di passaggio, no, riesce a vedere meglio le differenze. Ed è anche lì straordinario vedere come nelle riflessioni, nelle analisi che fa Hegel sulla come si struttura l'identità attraverso il principio del riconoscimento, attraverso la relazione con l'altro, perché non dimentichiamoci che io non sono io e l'altro, perché io sono anche l'altro dell'altro, quindi nello stesso tempo sono io e sono l'altro, quindi è imprescindibile che ci sia questa relazione. Vedi dei livelli di profondità che ti lasciano allibiti. Quando vedi che oggi insegniamo ai ragazzi che la loro personalità la trasmettono attraverso il consumo, le mode, ma detto proprio in maniera articolata e scientifica, uno dice, forse se ho degli strumenti per decentrare lo sguardo, mi accorgo che sono degli aspetti allucinanti, usiamo le parole come sono, allucinanti. Prendiamoci un attimo di riflessione, perché abbiamo detto tante cose, prendiamo un attimo di silenzio, no? Proprio così anche i nostri ascoltatori possono riflettere, tirare il fiato, perché diciamo tante cose, ecco, un attimo. E poi magari chiediamo un attimo a Pietro se ci sono già dei commenti, delle domande, delle osservazioni. Sì, ci sono moltissimi messaggi, insomma, tu e Fabio avete toccato temi universali che riguardano veramente tutti e l'uomo nella sua totalità, insomma. E, in particolare, ci sono delle domande relative al rapporto tra individuo e comunità. Per esempio, Maurizio chiede: come possiamo fare a restare in contatto con gli altri se la pensiamo in modo diverso? Arriviamo un pochino più avanti questa domanda. Perché qui ci troviamo, dobbiamo ancora snodare un po' la matassa, no? Quindi adesso faccio un attimo una sintesi
di quello che è magari accennato. Allora, avete sentito che Fabio parla della Costituzione in modo molto simile a come parla Marco Ferrini, no? Che è un maestro di yoga, che ha un centro proprio di studi, di Bhakti Vedanta, e quando appunto si è studiato la Costituzione ha visto questi aspetti, no? La Costituzione, ogni articolo non può essere letto separato da tutti gli altri. Perché? Perché è un testo unitario, cioè dietro c'è un'idea di uomo e un'idea di comunità. E aggiungerei un'idea di uomo sano e di comunità sana, perché la Costituzione si rifà ai grandi principi delle grandi tradizioni. Ecco. Il mondo di oggi è fondamentalmente quello che viviamo adesso, è un mondo in cui la Costituzione dagli anni Ottanta è stata tradita, sono state introdotte molte norme incostituzionali, norme di un paradigma diverso dalla Costituzione, che vede la società e la visione dell'uomo completamente diversa. Quindi c'è stato un vero e proprio tradimento del modello costituzionale e siamo adesso, ci ritroviamo qua, e non c'è bisogno di grandi studi per capire che situazione di disastrosa abbiamo combinato. Ecco, questa è come prima idea sulla Costituzione, e credo che su questo siamo totalmente d'accordo. Poi Fabio ha parlato di Hegel, e Hegel ha vissuto a cavallo tra due epoche, quando comincia l'epoca dell'io borghese, che si distacca un po' dai precedenti valori e ne crea di nuovi. Ecco, e lì ci sono delle intuizioni straordinarie di Hegel per quell'epoca lì, come i grandi filosofi, in fondo come i grandi musicisti, anticipano i tempi, cioè vedono molto oltre, a volte appunto dai contemporanei non vengono capiti perché vedono molto lontano loro, mentre i contemporanei vedono a 10 centimetri. Ecco, qui era il tema di cui parla Hegel, se ho capito bene, che un po' l'ho letto Hegel, ma ci devo tornare sopra un sacco, io avrei bisogno di lezioni su Hegel ovviamente. Ecco, lui dice che noi abbiamo per forza bisogno dell'altro, perché l'uomo è tale in quanto viene riconosciuto da un altro uomo. E quindi io sono me stesso, ma anche l'altro che è dentro l'altro. Cioè, in fondo, se tu mi riconosci, vuol dire che io in qualche modo ti sono entrato dentro. Per riconoscermi hai dovuto portare, e questo in termini psicologici si dice, diventa un oggetto interno. Cioè io ti vedo, tu diventi un piccolo Fabio Bentivoglio dentro di me, col quale dialogo, ma tu poi hai a che fare anche con questo, quindi non finisci mica lì, tu sei già dentro, sei anche dentro di me e sei dentro tutte le persone con cui entri in relazione. Ecco, quest'idea nella nostra visione, insomma, è assolutamente centrale. Noi non finiamo lì, noi effettivamente siamo parte del genere umano e idealmente, no, possiamo entrare in contatto con più persone possibili, queste persone entrano a far parte di noi stessi. Quello che conta molto è che entrano a far parte come oggetti buoni, cioè come cose buone, perché anche oggi le persone introiettano un sacco di altre, perché non può fare così, l'essere umano non può scegliere un'altra strada, non ce la fa a isolarsi. Però che cosa introietta? Introietta le persone che odia, le persone con cui ha dei risentimenti, e quindi vive al suo interno con un inconscio di nemici. Ecco, questa è una forma patologica, ecco, verso cui andiamo, anche perché l'economia ha fatto sì che noi dobbiamo essere competitor l'uni con gli altri, quindi tu non sei una persona, sei un avversario per me. Per cui le possibilità sono due, o che vinci tu o che vinco io. Nel senso che se vinci tu, io chiudo. Nel senso, se abbiamo due bar in una piazza, e prima c'è un bar, poi ne viene un altro, uno dei due è di troppo e uno dei due deve chiudere. E quindi è più bravo oggi chi fa chiudere l'altro.
mentre non è più bravo, è solo più, è solo meno umano, non si rende conto che far chiudere un'altra attività economica che era, insomma, funzionava, non è. Ecco, noi oggi nell'economia siamo considerati tanto più bravi quanto più danni facciamo agli altri. Questa è una cosa terribile. Esattamente. Bene. È la sintesi. Certo. Quindi questa dinamica della competizione, se uno pensa che ora l'intera la scuola, specialmente appunto la scuola dalle materne al liceo, ti deve addestrare all'autoimprenditorialità, anche i bambini, io qui non ho le parole, sono cose criminali, perché il crimine non è soltanto andare a rubare in una casa e portare via l'oro e l'argento, ci sono degli interventi, no, sulla comunità, i cui effetti poi non li vedi semmai subito, no, come è successo nella scuola. Non è che quando si è cominciato a parlare della scuola come luogo per diventare imprenditori di se stessi e per essere spendibili sul mercato, questi sono crimini, perché poi gli effetti, certo che li vedi dopo un po', non è che li vedi subito, sono esattamente, vanno all'opposto di quelli che sono i fondamenti di una comunità degna di questo nome. Ma non per un fatto, ci tengo a questo. È perché siamo prigionieri di una logica sistemica, e questo è il punto, forse anche che non sempre è chiaro, no? Che non ammette altre possibilità, non le ammette, no. Non è possibile. Quindi anche la condizione in cui siamo oggi non è che da imputare al, diciamo, a tratti antropologici tipo l'avidità, la sete di ricchezza, certo, per carità, sono elementi, no, che agiscono, ma è una logica sistemica che determina per forza di cose. Nel libro faccio anche un'analisi così dell'enciclica Laudato Si, no, di Papa Francesco, sì. che fa un'analisi molto lucida e in certi punti chiara e distinta. Poi, questo per chiarire il discorso, poi quando ad esempio parla del lavoro, degli imprenditori, no, si raccomanda agli imprenditori di non sostituire il lavoro con le macchine perché il lavoro, eccetera, eccetera. Ecco, quelli sono discorsi astratti. Quelli sì sono astratti, perché lo dico nel libro in modo molto rispettoso, ma se il Papa attivasse un'impresa, un'attività, dovrebbe produrre con un costo il basso possibile. Esatto. Fare meno per... Se non si sente? E ora ci sono... Della Aspetta. Abbiamo perso un po' di parole. Abbiamo perso un po' di parole. Ecco, dicevo della logica sistemica, sì, che stringe, sì. No? Non c'è spazio. Se io sono buono e mi inserisco nella logica sistemica, fallisco. Ora lo dico in formula. Sì. Quindi quello che è importante capire è che, insomma, più che fare l'appello alla. Ad aspetti soggettivi, qui è importante uscire da questa logica, perché altrimenti non c'è spazio. Vai avanti. No, sì. Cioè, se posso così anche alleggerire il discorso, no, con rispetto
ad esempio al concetto di limite, no? Che ho trattato soprattutto con Aristotele, no? Vi posso così, è una cronaca che è molto, molto istruttiva, no? A novembre, ora sembrano anni luce fa, ma novembre, parliamo di qualche mese fa, no? Già a novembre, non so se vi ricordate che c'era un rallentamento dell'economia, no? C'era un rallentamento dell'economia, tutti preoccupati, eccetera, eccetera. Io sono rimasto colpito una sera, no? Questi telegiornali all'unisono con voce funerea che dicevano c'è un rallentamento della crescita, facevano vedere i dati, riduzione delle immatricolazioni delle auto rispetto al mese precedente, meno 2, riduzione delle attività estrattive, meno, eccetera, eccetera. E guarda, questa sentitela bene, buone notizie solo dal settore farmaceutico, più 1,3. Sì, sì, sì. Ma guarda. Cioè, poi guarda, concludo, no? Tu fai conto, no? Fai conto che in Italia, i dati sono dell'ACI, circolano 51 milioni e rotti di veicoli su una popolazione di 60 milioni. Allora io vorrei che qualcuno mi spiegasse com'è possibile che ogni mese aumenti ancora il numero delle auto. Qui a volte penso che più che la differenza destra-sinistra, qui la differenza ormai è tra chi è cosciente per essere gentili e incosciente, sì, o sano di mente o un po' meno sano di mente, perché insomma, e quello per me, quel buone notizie solo dal settore farmaceutico più 1,3, dico, beh, questa è la radiografia dello stato del mondo in cui viviamo. Sì. Buone notizie solo dal settore farmaceutico. Fantastico. Più 1,3. Sì. Diciamo che a volte superano se stessi queste persone. Anche sì, i giornalisti che scrivono superano se stessi. Forse non si rendono conto di essere diventati veramente straordinari, perché da un certo punto di vista sono semplicemente ridicoli, perché è come lo dicesse, ci sono sempre più incendi, c'è un grande aumento di incendi, che bello, no? Oppure ci sono un sacco di persone che muoiono per le strade improvvisamente, un'altra bella notizia. Poi ci sono invece brutte notizie sul frattore dell'auto. Ci sono italiani che stavano già andando per comprare la terza auto e non ci sono andati. Questo è un brutta cosa. Allora, quando si raggiunge livelli, potremmo forse dire che oggi stiamo raggiungendo un livello di stupidità assoluto, cioè privo di assoluto, assolto da ogni vincolo, cioè si possono dire le minchiate più bestiali e riuscire a scrivere sui grandi giornali e essere creduti. Questo è incredibile, perché uno può dire, allora ti dico, gli asini qui a Camogli, a differenza che in altri posti, tendono a volare e poi vanno anche sott'acqua, poi risalgono su e fanno. Ecco, sono notizie la cui inverosimiglianza è pari a quella che ho appena detto. Ecco, però vengono tranquillamente, ci sono sul Corriere della Sera, su Repubblica, su tutti i giornali queste cose. Allora, chi si occupa di filosofia è un bel tema, no? Che poi alla fine il filosofo oggi deve diventare un esperto di psichiatria, cioè deve capire come cavolo fa la popolazione a diventare psicotica così in fretta, cioè perché... Quindi stiamo finendo questo nostro incontro con questo tema, no? Che ci fa sorridere un po' tutti, perché non possiamo uscire da questa situazione, siamo preda dell'angoscia e della paura. Dobbiamo uscire da questa situazione cominciando a guarire le nostre parti piccole offese da un sistema terribile. E quindi il buon umore, l'humor è assolutamente essenziale. Ecco, quando sento i telegiornali o i radiogiornali, non la televisione la vedo, ma la radio la sento dal mattino quando vado in bagno, ti devo dire che se dovessi mimare il giornalista che quella settimana fa, per esempio, prima pagina, sembra che uno dica mancano i soldi, poi un altro, ma scusi, queste mancano i soldi, tutto così. Allora, noi stiamo consegnando alle nuove generazioni un mondo di depressi, totali, depressi.
oppressi, compressi, compressi, i quali naturalmente tutta sta compressione è come una pentola, prima o poi esplode. Ecco, e già lo sta succedendo. Quindi adesso dirò, sai cos'è che mi rasserena molto? Che possiamo ancora dialogare, fino adesso non ce lo pedisco, ma possiamo dialogare filosoficamente e poter dire le cose e quindi poi sorridere di queste e pian pianino, per quanto è possibile, dire queste cose a più persone, in modo che anche loro sorridano insieme a noi e ci prepariamo a una rivoluzione pacifica e allegra, perché qui non si tratta di cose serie. È chiaro che se una persona crede davvero che il nostro problema è il debito pubblico, se a un minimo è pazzo, perché il debito pubblico non è un problema. Il debito pubblico ce l'avevamo anche prima dell'81, ma non è mai stato un problema. Il problema non è il debito pubblico, ma con chi ce l'hai, e se tu hai la sovranità monetaria o non ce l'hai. Oggi la sovranità monetaria non ce l'abbiamo, quindi è inutile lamentarsi, non possiamo spendere. E quindi si tratta poi alla fine di avere poche idee, per il popolo non è che ne deve avere, non dovrà studiare Platone, Hegel, Socrate e tutto, perché non ce la fa. Però avere un gruppo di intellettuali che insieme, con una voce sola, dicono le cose essenziali, beh, questo è un grande conforto che io posso dire, condividere con te. Va bene? D'accordissimo. Senti Fabio, adesso ci dobbiamo fermare, ma ci rincontreremo, spero a voce, perché io ricordo una volta che siamo stati insieme a Fonte all'Orso, che purtroppo non abbiamo potuto parlare come avrei voluto, c'erano altre persone così, ma parlare con te è veramente una cosa bellissima. Tra l'altro tu hai un carattere, magnifico, cioè tutte le persone che ti contattano sono più felici dopo l'incontro con te, ti parlano e escono, guarda ho sentito Fabio, non mi dicono guarda ho sentito Fabio, ma sono contenti perché la filosofia ti è servita, cioè voglio dire è lì che si vede se un filosofo ha studiato bene o male, perché filosofi che ti arrivano tutti mogi e tristi, cioè che senso ha? Merito, ma infatti non è merito mio, è merito loro, io faccio da passa idee, passo le loro idee. Ma lo fai molto bene, grazie molto Fabio, grazie, grazie, ci sentiamo a presto, grazie, ciao caro, ciao presto, grazie. ciao okay. Grazie, lasciamo ancora un attimo, vabbè niente, io adesso devo andare, poi magari dite voi di quella persona, gli rispondo domani, quello che era rimasto con me. Sono talmente appassionati a questo dialogo che avrebbero voluto poter fare un sacco di domande. Cazzo! Scusate, qui non so. Vabbè, bisogna non c'è tempo. Sì, mi spiace anche a me. Ma ci devo andare giù dal dentista, devo farmi un'impronta. Insomma, a me le domande piacciono da morire. Sì. Quindi tenetele un attimo, la prossima volta cominciamo a sparare. Dunque domani ci vediamo con Guido Grossi. Esatto. Dopo Guido Grossi prendiamo queste domande e domani rispondiamo. Rispondo per quelle che posso. Stasera alle 6:30 presentiamo questo libro qua. Ecco, lo presentiamo in modo innovativo. Per chi verrà scoprirà che ci sono molti modi di parlare dello stesso libro. Che vi devo dire? Ci vediamo stasera per chi può alle 6:30 e ci tratteniamo insieme una mezz'oretta. Ecco, invece, diciamo, adesso tu vai dal dentista, però noi alle 11:30 riprendiamo, 11:35, e ci sarà Flavio che commenterà, farà la microanalisi di alcuni lavori personali. Sì. E posso anticiparvi che la farà in modo molto confuso, quindi potete anche non stare, insomma, non si capirà niente. Poi sono analisi anche di microanalisi di lavori fatti malissimo, sì. Una vera porcheria. Insomma. Facciamo quello che possiamo. Certo. E poi volevo anche dire a tutti che se volete rivedere questa diretta e tutte le altre, potete collegarvi al nostro sito unialef.it, c'è una sezione aperta a tutti e una sezione riservata ai soci.
Vi invitiamo ad entrare a far parte della nostra comunità associandovi, cliccando sul pulsante Diventa Socio. Non soltanto i singoli possono associarsi, ma anche le associazioni, quindi c'è tutta una nuova sezione che riguarda l'iscrizione delle associazioni. E poi, se volete sostenere le nostre iniziative, potete farlo con una libera donazione cliccando sul pulsante Sostieni. Ci rivediamo tra mezz'ora. Ciao! Ciao a tutti!